Come si diventa Rottweiler? Si comincia così. A un giorno e mezzo di vita, il futuro, fiero molossoide, sembra più che altro un buffo topolino. Però è già determinato a crescere in fretta e per riuscirci è disposto a mangiare di tutto, dal dito umano alle orecchie del fratellino. 3 mesi dopo, eccoci qua. Ormai siamo quasi Rottweiler in piena regola. In questo periodo sarà molto importante l'alimentazione, perché i cani ad accrescimento rapido come i molossoidi possono risentire per sempre di un errore alimentare commesso nei primi mesi di vita. Quindi ricordiamo di consultarci con l'allevatore e di seguire sempre le sue indicazioni. Oltre al cibo per il corpo, al cane come al bambino occorrerà cibo per la mente. Questo è rappresentato dal gioco, ma anche dalla socializzazione del cucciolo che deve imparare a considerarci i suoi amici e suoi maestri di vita. Infine, al cucciolo occorre un po' di esercizio fisico all'aria aperta, ma non troppo e assolutamente senza forzature. Il movimento che fa spontaneamente a questa età basta e avanza. Dai cuccioli a 4 zampe passiamo adesso a quelli a 2 zampe, ma non per dirvi di fare attenzione al cane. Se avrete acquistato un cucciolo ben selezionato e se l'avrete allevato in modo corretto, i bambini non correranno il minimo rischio. Se sono più grandicelli avranno trovato un fantastico compagno di giochi e se sono proprio piccini, un eccellente babysitter. Quel che vogliamo raccomandarvi è l'esatto contrario. Fate attenzione a ciò che i bambini possono combinare al cane. Quello che stiamo osservando, per esempio, è un ottimo sistema per rovinare una linea dorsale. Non permettetelo mai, specie quando il cane è ancora giovane e in via di sviluppo. In generale, comunque, educate i bambini al rispetto per i cani. È vero che il Rottweiler è dolcissimo, ma non tutte le razze hanno il suo stesso equilibrio. D'accordo, abbiamo fatto una battuta un po' polemica. Ci perdonino le altre razze. Ma ci sembrava giusto ribadire l'infinita pazienza che un vero Rottweiler riserva sempre ai piccoli umani, anche quando sono emeriti rompiscatole. Attenzione però, la parola chiave è vero Rottweiler, perché le doti caratteriali tipiche della razza si riscontrano solo nei soggetti allevati e selezionati con la massima cura. Questi cani non saranno solo in grado di difenderci, mostreranno anche la docilità necessaria ad obbedirci sia in condizioni normali che nello stato di massimo stress. La miglior testimonianza è data dalle sequenze che stiamo osservando, che riguardano le fasi di obbedienza della sezione attacchi durante una prova di lavoro. Per il cane, caricatissimo dall'attacco, non è facile assistere immobile alla perquisizione del figurante per poi accompagnarlo con una irreprensibile condotta al piede. Dolce, affettuoso, equilibrato, docile. Queste sono le vere definizioni che si addicono al Rottweiler, che prima di essere un cane da difesa, è un amico, un compagno di lavoro e soprattutto un essere dolcissimo che non può vivere senza le persone che ama. Certo, in caso di necessità saprà trasformarsi in un intrepido guardiano e in un difensore senza paura. Ma ricordiamo che il suo cuore è puro, proprio come quello dell'antico cavaliere che vorremmo rappresentasse per noi. Per questo, se vogliamo un amico così, non potremmo limitarci a comprarlo. Dovremo anche imparare a meritarlo.